abbiamo la consapevolezza e di essere l'istituzione scientifica che deve aiutare, deve mettersi in gioco per risolvere positivamente nel più breve tempo possibile questa crisi, e lo stiamo facendo. Lo stiamo facendo perché, come è stato giustamente citato, abbiamo colleghi, io ringrazio pubblicamente il professor Crisanti perché ci ha dato l'indirizzo in tempi in cui pochi lo dicevano. Questa è una malattia che si trasmette perché è un virus che vive solamente nelle persone, viene trasmessa da persona a persona. Noi abbiamo il compito e il dovere di interrompere questa trasmissione. E questa trasmissione la interrompiamo. Se interrompiamo questa trasmissione, abbiamo risolto l'epidemia. E questo lo facciamo solamente in due modi. Il primo è stato detto, attraverso l'impegno di tutti i cittadini. Non possiamo sostituirci a questo, ma certamente possiamo tutti sollecitare i cittadini a continuare i comportamenti che hanno avuto e che sono l'aiuto più grande che tutti assieme diamo alla risoluzione di questa pandemia. Ma la seconda è quella di trovare le persone che sono in grado di trasmettere la malattia, perché ci sono persone che non possono stare in casa, le forze dell'ordine, i medici, il personale sanitario, chi fornisce i negozi, i distributori di alimenti. Queste persone lavorano, devono lavorare, ci garantiscono i servizi essenziali. Noi dobbiamo andare a cercare dovunque chi può trasmettere la malattia, quindi un'opera di riconoscimento ampio, quindi applicazione di tamponi, di diagnosi molecolare per trovare nel più breve tempo possibile è fondamentale. Se non facciamo questo, noi continuamente avremo centinaia e migliaia di trasmettitori inconsapevoli della malattia. E allora il progetto di attuare un campionamento d'ampissimo spettro è un progetto decisivo che si deve associare a quello che è il comportamento virtuoso di tutti i cittadini. Questo è un grande sforzo economico che la Regione sta mettendo in campo, organizzativo che la Regione sta mettendo in campo, ma al quale noi diamo il nostro contributo, lo vogliamo dare non solo attraverso le persone come il professor Crisanti, come la scuola di medicina, che su questo sono direttamente coinvolti, ma attraverso una parte ancora più ampia dell'università. Noi abbiamo chiesto ai laboratori di ricerca di mettere a disposizione le macchine, abbiamo chiesto ai colleghi di mettersi a disposizione generosamente, come fanno tanti volontari, spostando il loro ambito di ricerca all'aiuto del laboratorio Sorrisanti per la diagnostica. La risposta è stata una risposta estremamente positiva. Abbiamo avuto decine di persone che si sono già rese disponibili per rendere possibile quello che adesso il professor Crisanti racconterà, che è un grande sforzo, e sforzo che richiede anche però delle competenze che sono competenze molto alte. Noi useremo le competenze di ricerca per permettere una diagnostica che altrimenti l'eccellente laboratorio del professor Crisanti da solo non sarebbe in grado di fare. Quindi l'università, e questo è il motivo per cui io sono grato dell'invito al Presidente, perché vogliamo testimoniare che l'università in questa battaglia è in prima linea non solo attraverso i medici, attraverso il personale sanitario, ma anche attraverso tutte le competenze di generosità e competenze di ricerca che come in campo in questo momento. Grazie, il professor Rizzullo ci ha ricordato una cosa importante, che le epidemie si combattono su tre fronti, si combattono sul fronte dell'ospedale con i ricoveri e la rianimazione, si combattono a casa con la disciplina e in corso di non limitare tutti quanti i contatti sociali, e poi si combattono con la sorveglianza attiva. Cosa significa sorveglianza attiva? Significa andare a individuare e a stanare le persone che inconsapevolmente possono trasmettere questa malattia. Come abbiamo detto, ci sono delle classi di persone che sono a rischio, però la sorveglianza attiva va fatta anche intorno a quelle persone
che stanno a casa e che accusano sintomi, dobbiamo andare lì, dobbiamo fare la diagnosi e dobbiamo a cerchi allargati identificare tra i parenti, il primo cerchio ristretto, tra gli amici, il primo cerchio allargato, e tra il vicinato, chi gliela ha trasmessa questa malattia. Perché se noi assumiamo che le persone obbediscono alla quarantena, è chiaro che chi gliela ha trasmessa sta nell'ambito di quel cerchio. È chiaro che questo è un progetto estremamente ambizioso che richiede una notevole capacità operativa, che è esattamente quello, la sfida più importante in questo momento è questa. Quindi la Regione sta coordinando tra tutti i laboratori per le microbiologie come disporre i macchinari, come recuperare, come aumentare il personale e come distribuire i reagenti. È chiaro che questo è uno sforzo che deve coinvolgere tutte le microbiologie del Veneto. Dal canto nostro all'Università di Padova, noi siamo passati, mi ricordo perfettamente che un giorno di da 100 a 1000 campioni al giorno, a 2000 che ne abbiamo fatti ieri, e contiamo di arrivare a 4.500 durante la prossima settimana. Chiaramente è una sfida immane, perché nel frattempo c'è una rincorsa pazzesca in tutta Europa e in tutto il mondo a queste macchine, e quindi anche da qui il contributo prezioso dell'Università di Perugia, ma io direi che tutte le università, tutta l'università del Veneto dovrebbero contribuire a questo recupero di macchinari. Quindi, poi ecco, devo dire anche un'altra cosa, abbiamo fatto recentemente un acquisto importantissimo, non dico come dove perché altrimenti si scatena la caccia alla macchina, una macchina importantissima che aumenta la capacità di decine e decine di volte, quindi stiamo in una fase, come ti ho detto, di scalabilità di tutto quanto il sistema. Quindi ecco, il messaggio che vorrei dare è che ci vorrà un po' di tempo prima che arriviamo a regime, quindi ecco, questo voglio dire, non è che da oggi a domani le persone si devono aspettare che noi cominciamo a fare 30-40 test al giorno, è un passo dopo la volta. Noi pensiamo che nella prossima settimana la Regione ci ha dato il compito di arrivare quasi al raddoppio della capacità e poi via via cercheremo di scalare a una media più alta, insomma, ecco, questo diciamo è quello che vogliamo fare. Cosa ci si aspetta nei prossimi giorni? Ecco, questo pure è importante. Il successo di questa iniziativa lo dovremo misurare con l'aumento del numero dei casi positivi che andiamo a scovare, e allo stesso tempo più casi positivi scopriamo, meno persone si ammalano, meno persone vanno nell'ospedale, meno persone vanno per l'infestiva. Quindi quello che noi dobbiamo vedere è un aumento dei casi e una diminuzione delle persone in ospedale e un aumento delle persone e una diminuzione delle persone in terapia intensiva. Questi sono i parametri, quindi dobbiamo diminuire quel valore, quella frazione tra ospedalizzati e casi totali, terapia intensiva e casi totali. Questo numero deve diventare sempre più piccolo. Questa è la misura del nostro successo. Arrivati già una caratteristica vera. Sì, che è già una caratteristica vera, ci stiamo già molto vicini a questo, adesso non facciamo le dita, ma diciamo il Veneto, non so se posso dirlo, ma insomma ci sono degli indicatori molto positivi per la salute. Arriviamo alla fine. Da questo punto di vista, poi ormai lo dico. Quindi, ecco, questo è questo che ci si deve aspettare. Poi arriverà un punto di flessione in cui i positivi incominceranno a calare in parallelo alle persone ospedalizzate e alle persone in terapia intensiva. Ecco, questo diciamo è quello che ci si aspetta, è quello che vi dovete aspettare, quali sono la media del successo di questa operazione. Aumento del numero dei positivi, diminuzione dei ricoverati e delle terapie intensive fino al punto di flessione in cui cominciano a calare tutti. Ecco, questo ci vorrà un po' di tempo perché è una sfida immane, perché chiaramente noi ci preoccupiamo di identificare sia l'individuo a rischio, come ha detto il professor Rissuto, e qui ce ne sono tantissime categorie, sono praticamente le persone che lavorano nei cassieri del supermercato, sono i poliziotti, sono tutti quelli che negli uffici pubblici sono a contatto con il pubblico, e poi i vulnerabili, perché ci sono sicuramente delle categorie di vulnerabili che noi dobbiamo proteggere, e sono gli anziani nelle case di riposo. Noi non vogliamo che il virus entri là dentro, perché sappiamo perfettamente cosa possa fare. Quindi è chiaro che questa è una delle nostre priorità, scrivere il personale delle case di riposo, identificare all'interno delle case di riposo se ci sono degli anziani che sono positivi, perché è chiaramente che a loro va sicuramente la nostra solidarietà, sapendo quello che può succedere se il virus entra in una di queste comunità. Noi in questo momento
siamo a 2.000-2.200 tamponi al giorno, contiamo che alla fine della settimana di arrivare a 4.000, contiamo appena arriva quest'altra macchina di raddoppiare ulteriormente. Questo sforzo sarà seguito da tutti i laboratori del Veneto, che verranno coordinati da una struttura a parte, che riceveranno via via macchinari, cioè deve essere una cosa organizzata. Quindi, non è che uno può iniziare a fare io faccio 100 e io faccio 200, ci deve essere un coordinamento, questo coordinamento sta per essere messo in piedi, quindi i vari macchinari verranno allocati ai vari laboratori e gli si chiederà di raggiungere una certa quota, cioè la percentuale di decessi del Veneto è leggermente più alta della Cina, ma comprensibile sulla base della differente età media degli italiani, quindi il fatto che in Veneto abbiamo il 3%, il 2,8% rispetto al 2,2% della Cina, diciamo, è una cosa che normalizzata per l'età sono sicuro che più o meno è uguale. Il problema dei morti nella Lombardia e nel resto d'Italia dipende dal fatto che non si fa diagnosi. All'appello mancano 250.000 casi di infezione, che sicuramente ci sono, perché non è che il virus della Lombardia è diverso dal virus del Veneto. Se noi normalizziamo utilizzando il numero dei morti che è come costante e rinormalizziamo rispetto alla percentuale di asintomatici, noi ci troviamo di fronte dal punto di vista matematico a circa 600.000 contagiati, perché la verità è questa. E gli italiani lo devono sapere, perché quel numero che noi vediamo, quel 56.000, non è il numero giusto. È stato fatto notare più volte dall'Università di Torino, da diversi altri istituti, che il vero problema è che c'è un'epidemia in atto di dimensioni notevolissime. Questa è la verità. Allora, in Italia, sicuro, perlomeno. Per cui è ingiusto accusare il servizio sanitario della Lombardia, che è stato inondato da questi numeri. Guardi, i numeri stavano a voto. Nel 20 febbraio c'erano il 3% di infetti. Se uno a un certo punto assume, ma le altre regioni d'Italia che erano state zone rosse, quanti infetti ci avevano? Questi numeri non è che li devo io, non li devo pubblicare, perché l'ha pubblicato la Protezione Civile. Se lei fa il numero 3% con un R0, lo stimo basso del 2, i calcoli si fanno presto, si arriva a proporzioni del 20-25% di infetti ad oggi. I numeri stavano a poco. Quindi qua che è uno studio, cioè uno studio, i dati sono stati pubblicati, però stavano sotto gli occhi di tutti quanti. Professore, scusi, per capirci, lei dice la differenza tra Veneto e Lombardia sta nel fatto che in Veneto si è subito provveduto a chiudere l'area di Bormi. Ma l'area di Bormi, ma anche altre, noi abbiamo fatto tamponi a tutti. Questo quindi abbiamo sicuramente limitato, non so, guardi, in Veneto sono state due cose. Primo, i numeri del Veneto sono più reali di tutta Italia, perché lei non vede la percentuale dei morti rispetto al totale. E poi in Veneto sistematicamente dall'inizio noi abbiamo fatto tamponi a tutti in collaborazione con le strutture epidemiologiche del territorio. Quindi quei 40.000 tamponi hanno avuto un impatto gigantesco sul numero dei ricoverati e sul numero dei morti. Come se in Lombardia non si sono create le zone rosse, per esempio, Bergamasco. Quella è stata un'autentica follia. Un altro aspetto riguarda le carceri, se ne è parlato molto all'inizio dell'emergenza coronavirus, poi sempre un po' meno, però i problemi effettivamente ci sono, vogliamo capire se ci sono, e poi anche quelli delle cooperative sociali che continuano naturalmente a operare all'interno degli istituti penali stessi. Ne parliamo con Nicola Boscoletto, presidente appunto di una cooperativa sociale, quella Giotto di Padova. Ben trovato, Nicola Boscoletto. Innanzitutto, buongiorno a tutti voi. Buongiorno a lei. E come possiamo definire la situazione delle carceri in questo momento? La situazione delle carceri in questo momento rispecchia esattamente quella che è la situazione di tutta Italia e pian pianino penso lo sarà per tutta Europa, ma diciamo ha un grado di complicazione in più, come lo può avere tutte quelle comunità tra virgolette più a rischio, come può essere la casa di riposo per anziani, delle comunità che possono avere degli aspetti di maggior rischio. Il carcere è una di queste comunità che ha aspetti di rischio elevatissimi, loro di per sé stessi all'anno zero è come se fossero in quarantena da un anno, da 5 anni, da 10 anni, e quindi di per sé stesso
sono protetti, però hanno contatto con la società esterna attraverso tutto il personale che deve necessariamente operare all'interno delle carceri di ogni ordine e grado. È una comunità fragile, debole, primo perché sta vivendo una situazione di emergenza già prima del coronavirus. È una situazione di sovraffollamento, ci sono realmente almeno 15-20 mila detenuti in più rispetto a una capienza un minimo dignitosa, quindi sa come si fa a chiedere rispetto di alcune misure quando hai 2, 3, 4, 5, 10 detenuti in una cella dove fanno, scusate il termine, la pipì e la cacca nella stessa stanza, mangiano nella stessa stanza, dormono nella stessa stanza o hanno delle docce dove si fanno la doccia in 50 turno, insomma con spazi ridotti, questo diventa difficile. Quindi il coronavirus si è inserito in una situazione già di per sé stesso esplosiva. Non sono, bisogna essere sinceri, nell'immediatezza non sono state prese soluzioni all'altezza del problema, sono state solo tolte determinate cose come i colloqui dei familiari, l'entrata di volontari, tutta una serie di attività, di incontri e di situazioni che erano quell'aspetto di rapporto umano che in qualche modo poteva sostenerli in questa situazione. Ora sembra, da queste ultime ore, proprio da oggi in particolare, l'arrivo, grazie a una donazione importante, di 1600 cellulari e SIM e di altri 1600 probabilmente acquistati dal Dipartimento, e l'utilizzo di Skype, a calmierare quello che è l'incontro, se non più fisico, almeno telefonico via Skype, con i propri familiari, perché la preoccupazione è reciproca da parte dei detenuti nei confronti dei familiari e dei familiari nei confronti dei detenuti, perché dovete sapere che tra familiari e detenuti entrambi non si dicono mai tutta la verità dal punto di vista di come stanno, sia i familiari detenuti che i detenuti familiari, per non farli soffrire ulteriormente. E quindi questo momento, questa incertezza, diciamo, è l'aspetto più drammatico per entrambi, sia chi sta fuori e sia chi sta dentro. Quindi speriamo che queste decisioni di queste ultime ore possano andare verso una umanizzazione vera e propria, perché gli stessi diritti che abbiamo noi li hanno anche loro. Hanno sbagliato, devono pagare una pena, ma non vuol dire essere privati della dignità, del diritto alla salute, di tutti quei diritti che sono propri di ogni cittadino. E questo è un grande momento di prova, secondo me. Di prova di che cosa? Se siamo in grado di proporre un sistema civile, non incivile. Il carcere purtroppo vive da anni una difficoltà ormai strutturale, direi che pesca a un livello culturale, per cui si è fatto solo demagogia e si è parlato alla pancia delle persone usando questo argomento. Io credo che sia il momento della responsabilità, della verità e non dell'utilizzo demagogico di situazioni di periferie umane, di disagio sociale, che altrimenti sappiamo benissimo tutti, quando incorriamo in situazioni come quelle che stiamo vivendo, i più poveri sono quelli che soffrono ancora di più. In tutto questo quadro che lei ci ha descritto ampiamente e in modo molto preciso, le chiediamo in un minuto circa se può dirci le ripercussioni invece che soffrono le vostre cooperative sociali. Allora, la più grande ripercussione è per tutto il mondo del volontariato e dell'associazionismo, che è stato tutto bloccato, e quindi questa è la cosa più importante, insomma. Tutte le attività lavorative all'interno delle carceri, che sono comunque di per se stesso poche,
perché in questi anni non si è investito veramente sul lavoro vero, sull'ampliamento di possibilità di lavoro vero, sono diminuite perché diminuiscono le commesse da parte delle aziende esterne o diminuite per la probabilità, per la difficoltà dell'agibilità magari della struttura penitenziaria. Per fortuna a Padova le tre cooperative che lavorano, seppur penalizzate, in particolare immaginiamo la cooperativa che gestisce la produzione delle colombe in tutto per la pasticceria, come tutte le pasticcerie anche esterne o le lavorazioni delle aziende importanti come per noi, la valigeria Roncato o altre situazioni, sono tutte ridotte o penalizzate o qualcuna addirittura chiusa. Il call center, le attività di call center, soprattutto quelle sanitarie che sono essenziali e che noi in carcere a Padova abbiamo, e quindi come attività di call center, che dall'ultimo decreto è rimasto un codice Ateco attivo, siamo attivi. E questo è una boccata di ossigeno per qualcuno che speriamo porti una ripercussione anche su altri, ma è una situazione molto difficile. Chiudo dicendovi una cosa: molto spesso dicono che le persone in carcere sono in albergo, ok, che hanno la televisione a colori, fermo restando che non è vero, e vi ho descritto prima qual è la convivenza in carcere, in che spazi, in che situazioni, ma in questo momento che milioni di italiani sono in casa, rinchiusi, costretti con la loro famiglia, e guardate che difficoltà e che disagio, pur essendo in casa propria, con tanti locali, con tutte le necessità, la possibilità comunque di andare a fare la spesa, di quanta sofferenza ci possa essere. Questo lo dico solo perché almeno per un po' di immaginazione capiscano che è veramente difficile, insomma, che quando si dicono alcuni luoghi comuni bisognerebbe pensarci due volte prima di ripeterli senza averne minimamente né conoscenza né esperienza. Grazie anche per questa riflessione a Nicola Boscoletto. In questi giorni certamente più di qualcuno, più di qualche momento, ha pensato effettivamente a queste cose. Grazie a lei, buona giornata e naturalmente buon lavoro. Grazie a voi, stateci vicini che abbiamo bisogno. C'è un'altra problematica che sta apparendo, ovvero l'accesso di pazienti già affetti da Covid-19, quelli che hanno superato, diciamo, le acuzie, negli ospedali di comunità. E per questa problematica vogliamo collegarci con il dottor Pierluigi Stefin Longo, responsabile clinico dell'ospedale di comunità dell'ospedale civile di Venezia. Buongiorno, dottore. Buongiorno, buongiorno. Ecco, perché è problematica questa situazione, per questi pazienti che hanno superato la fase di acuzia del Covid, ma vengono inseriti in un ospedale di comunità, dove che criteri ci sono per accogliere i pazienti? Certo, negli ospedali di comunità ci sono le persone più fragili dell'ospedale, perché sono persone che hanno delle problematiche, diciamo, importanti dal punto di vista fisico, sono persone che hanno problemi di insufficienza respiratoria, che sono persone che vengono dagli ospedali dai reparti di chirurgia, dai reparti di ortopedia, persone immunodepresse che hanno problematiche oncologiche. Quindi avere persone che hanno avuto, non sono problemi se le persone hanno avuto il Covid e sono guarite, ovvero sia hanno una clearance virale negativa, ovvero sia due tamponi negativi ripetuti nel tempo, ma se i campioni sono positivi, queste persone sicuramente creerebbero un problema, perché assieme a persone fragili, fragili immunodepresse, è più facile che queste persone siano contaminate, nonostante tutte le regole, gli isolamenti, che però non è un reparto idoneo a questo tipo. Cioè, ci possiamo adattare, però adattare non abbiamo gli isolamenti che ha un reparto specifico di malattie infettive, ecco. Perché sono sostanzialmente pazienti non ancora stabilizzati? Sì, c'è una delibera regionale che dice di pazienti
affetti, che già affetti da Covid, una volta risolta l'acuzia. Io avevo chiesto un incontro per valutare, descrivere e avere informazioni su cosa veniva inteso, ma non ho trovato la possibilità, neanche qua a livello della direzione sanitaria, di poter interloquire e poter discutere su questo tipo di, diciamo, di persone e di clinica di queste persone. Ecco, per cui avrei voluto potermi confrontare, discutere per capire cosa, come dobbiamo seguire queste persone e gli altri pazienti che sono ricoverati con queste, che hanno queste caratteristiche dell'ospedale di comunità, perché ci sono 21 persone che hanno queste caratteristiche, quindi ci possiamo organizzare e seguire tutte le indicazioni, ci adattiamo al cambiamento che sta avvenendo nella, diciamo, nella sanità e nel paziente, ma dobbiamo anche valutare che ci sono altri pazienti che sono immunodepressi, che hanno delle problematiche, per cui facciamo tutto e col buon senso e vediamo un attimo di organizzarsi. Allora, se si va tutto con il buon senso, se ne parliamo, se riusciamo a trovare come diciamo, gestire la situazione nel miglior dei modi, più che disponibili a risolvere qualsiasi tipo di, diciamo, di problematica. Ecco. Volete essere volevo convinto, solo insomma. Poter parlare e non avere una indicazioni inviate via email, devi fare così, queste cose. Io credo che un medico debba anche dire la sua, debba opporsi, altrimenti diciamo, uno deve prendere delle decisioni sanitarie e anche diciamo, di igiene di quanti pazienti. Ecco. Importante dunque essere coinvolti, ecco, dottore Stefilongo. Essere coinvolti, parlare, discutere, condividere i problemi. Ecco. Esiste una rete di servizi. Non per niente, la regione giustamente ha organizzato delle aree proprio per le persone Covid positive, le ha create al Dolo, le ha create in Villa Salus, le ha create, quindi ha creato 3 posti idonei, quindi le persone, quando questi saranno, diciamo, occupati da persone affette, disponibili a risolvere qualsiasi altro problema, ci vuole un po' di tempo, ecco. So che è un'emergenza, ci adeguiamo a tutto, ecco, ma questo ecco, devo semplicemente condividere una problematica assieme ad altri, ecco. Quindi appunto vada discussa. Dato, dottore, fino a questo momento com'è la situazione, fino a questo momento com'è andata negli ospedali di comunità, nel suo in particolare? Beh, diciamo che la sanità veneta è buona, l'organizzazione da anni procede, è sempre stata una delle migliori, per cui i medici sono preparati ad affrontare qualsiasi tipo di urgenza ed emergenza, e quindi parliamo di una buona, ottima qualità di sanità, ecco. Per cui non ci sono per il momento problemi di urgenza, qua parlo della città di Venezia. Situazione sotto controllo, ci sono i bravissimi medici del reparto di malattie infettive e della rianimazione, la situazione è sotto controllo.